Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Riva del Garda Fiere e Congressi, la società che gestisce il polo fieristico e congressuale della città, al convegno di questa mattina ha comunicato dati molto positivi. La società continua a crescere senza sosta e ha più che raddoppiato i propri utili rispetto a 4 anni fa. Importanti anche le ricadute economiche nell'Alto Garda. Il valore dell'indotto sul territorio è pari a circa 30 milioni di euro. Sentiamo l'intervista al presidente Pellegrini. Non è una questione di bilancio, forse di prospettiva. È una questione ed è un tema che vogliamo affrontare tenendo conto di quel che siamo, di quel che siamo stati, ma in modo particolare evidenziando i punti di forza e le criticità che questa società incontrerà nei prossimi anni. Un modo quindi per sfidare il futuro? È un modo per sfidare il futuro partendo però da ciò che noi già oggi siamo. Siamo una grande realtà imprenditoriale che riesce a rispondere all'obiettivo per il quale è nata, ossia produrre indotto sul territorio, che sa di avere avanti dei rischi derivanti dalla congiuntura sfavorevole, ma derivanti anche dai limiti delle nostre strutture operative, ma che ha voglia di continuare a coniugare una forte alleanza con questo territorio di eccellenza e con il mondo esterno attraverso i progetti di internazionalizzazione che abbiamo avviato e che intendiamo intensificare. Non a caso lo slogan c'è la parola persone. Certo, che è la spina dorsale della nostra struttura. Le do un dato, 4 anni fa i nostri bilanci prevedevano poco meno di 1 milione di euro di costi per consulenze. Il 90% di queste consulenze miravano ad arricchire la nostra struttura operativa. Oggi i nostri bilanci hanno poco meno di 200.000 euro come consulenze per arricchire la nostra struttura operativa di sapere. Perché vi è la spending review? No, perché la nostra struttura operativa ha acquisito conoscenze grazie alle quali se la gioca con tutti in ogni parte del mondo. It's a wonderful place to have a conference, really. It's
and it's a beautiful center. And today was a fantastic day, and I'm really looking forward to tomorrow as well. Visitare Rebuild è stato un modo anche per conoscere meglio questo confine, no, tra il Trentino e la Lombardia, che si racchiude in questa piccolissima città che è Riva del Garda, molto bella. E effettivamente ho toccato anche con mano cosa si riesce a fare qui. Oggi confondiamo facilmente i concetti di innovazione e sviluppo. In realtà non sono la stessa cosa, anzi, se si vuol fare veramente innovazione e fare sviluppo sociale, quindi fare qualcosa di utile per la società, bisogna creare delle piattaforme.